Vediamo questa espressione che ci propone una serie di operazioni tra le potenze. Allora, cominciamo a risolverla. Riapriamo la graffa. Abbiamo come prima operazione una potenza di potenza, cioè tra la quarta, la terza alla quarta. Allora, il risultato è una frrazione, una potenza che ha per base la stessa base, quindi 3 quarti, e come esponente il prodotto degli esponenti, quindi 3 per 4, 12. 3 quarti la dodicesima diviso 3 quarti alla quinta diviso 3 quarti alla quarta più un mezzo alla terza, posso già risolverlo, un mezzo alla terza diventa un ottavo, chiusa la graffa, e diviso 7 sedicesimi lo trasformo già per la risoluzione, quindi per 16 settimi. Ora ho una serie di divisioni tra potenze, perciò applicando la regola, siccome c'è la stessa base, il quoziente, cioè il risultato della divisione, sarà una potenza che ha per base la stessa base, quindi 3 quarti, e come esponente la differenza tra gli esponenti, quindi 12 meno 5 che fa 7. 3 quarti alla settima diviso 3 quarti alla quarta, più un ottavo, chiusa graffa, per 16 settimi. Ora, ancora una volta ho una divisione tra potenze con la stessa base, perciò il risultato sarà dato da 3 quarti alla settima, giù 3 quarti alla quarta, la base è la stessa ancora una volta, 3 quarti. All'esponente ho la differenza tra gli esponenti, quindi 7 meno 4 che fa 3. 3 quarti alla terza più un ottavo. Chiusa la graffa per 16 settimi. Allora, 3 quarti alla terza mi dà come risultato 27 64esimi. Perché devo fare 3 alla terza al numeratore che fa 27, 4 alla terza al denominatore che fa 64, più un ottavo, chiusa la graffa, per 16 settimi. Risolvo all'interno della parentesi graffa, denominatore comune 64, 64 diviso 64, 1 per 27, 27. 64 diviso 8, 8 per 1, 8. Quindi 27 più 8 per 16 settimi. Risultato dell'addizione al numeratore è 35, quindi abbiamo 35 64esimi per 16 settimi. Il 35 e il 7 si semplificano, 35 diventa 5, il 7 diventa 1. E così 64 e 16, 64 diventa 4, 16 diventa 1. Il risultato è quindi 5 quarti.